Nessuno avrebbe mai pensato che in questo palazzo, in questo capolavoro dell'architettura contemporanea, potesse trovare spazio un'associazione artistica con le sue tante iniziative. Dopo diversi eventi, adesso arriva anche Nel nome dell'arte, questa nuova iniziativa che fa parte di Exhibition Project. Sì, è una delle nuove iniziative di Exhibition Project, è una mostra che si articola in due momenti espositivi, uno al Palazzo Renzo Piano, l'altro sarà a giugno al Palazzo Tornielli. Questa è stata una grossa opportunità per noi di Art Action che la provincia di Novara, la Fondazione Novara Sviluppo ci ha offerto e che comunque meritiamo modestamente, penso di poterlo dire. In più di 12 anni che ci occupiamo di arte contemporanea ad un buon livello, questa mostra poi supera anche quelle che sono anche le aspettative delle premesse, insomma, iniziali. Continueremo in un crescendo di qualità con queste mostre di artisti, sia mostre collettive o mostre personali, artisti nostri associati, ovviamente dopo aver fatto una grossa scrematura. Una mostra intitolata Nel nome dell'arte, che sta a significare il legame inscindibile tra cultura e scienza in questa meravigliosa struttura che ospita anche la Fondazione Novara Sviluppo, Presidente. Sì, è proprio così. Direi che qua c'è un connubio, una fusione tra arte e scienza, no? Che per certi versi è anche azzardata, perché tendono le due culture a ciascuna ad andare per conto suo, mentre in realtà anche il Rinascimento italiano vedeva molto spesso questi geni che erano scienziati ed erano grandi artisti. Le due cose non sono distanti tra di loro, sono vicine, dobbiamo trovare solo i punti di contatto. E in questa sintesi, in questa meravigliosa situazione, in queste bellissime mostre che Art Action sta facendo in Fondazione Novara Sviluppo, si può ritrovare queste.